chiamate questi cagnacci? Tu, fuori! Qui! Vieni qui! Giù, fermo. Lei è il signor Ridley? Sì. Io sono il signor Lockwood, il nuovo affittuario della fattoria. Mi sono smarrito. Può farmi accompagnare da uno dei suoi garzoni? No, è impossibile. Ne ho uno solo e mi serve. Ah, beh, allora dovrò passare la notte qui. Faccia come crede. Zitto! Giù! Grazie per la sua ospitalità. Potrei anche chiederle una tazza di tè? Gliela do. Ce l'ha chiesta, no? Grazie. Immagino che la gentile signora sia sua moglie, vero? Sì. Ah. Approfitterei troppo della sua cordiale ospitalità se mi sedessi. Spero che la mia ospitalità le insegni per il futuro a non vagare più di notte nella brughiera. Quanto a rimanere qui, non ho l'abitudine di ospitare i passanti. Può dividere il letto con uno dei servi. Grazie. Dormirò su una sedia. No, no. Un forestiero è un forestiero. Gli ospiti sono così rari qui che non sappiamo come riceverli. Né io né i miei cani. Joseph, apri una delle camere di sopra. Ecco la sua stanza, signore. Una stanza nuziale. Nessuno ha più dormito qui da anni ormai. È un po' deprimente. Non si può accendere il fuoco? No, nessun fuoco raderebbe lì dentro. La cappa del camino è ostruita. Ah. Va bene. Grazie. Buonanotte. Detto buonanotte. Sono Cady, la tua Cady.
signor Igre, la prego, presto. C'è qualcuno là fuori nella bufera. È una donna, l'ho sentita gridare. Ha detto il suo nome. Sì, Cathy, mi pare. Sì, sì, Cathy. Ma forse devo aver sognato. Oh, mi scusi, signor Igre, io non so più che cosa pensare. Non esca so... da questa stanza. Fuori! Fuori, ho detto! Cathy! Cathy! Vieni! Cathy! Ritorna da me! Oh, Cathy, tesoro! Ritorna ancora da me! Diretta del mio cuore! Cathy! Amore mio! Amore! Dove va nella tempesta? Lei lo ha chiamato e lui la segue nella brughiera. Ma è pazzo furioso. Mi ha preso per il collo e mi ha buttato fuori. Vede, avevo sognato. Mi era parso di sentire una voce. E mentre mi accingevo a chiudere le imposte, qualcosa mi ha afferrato, qualcosa di freddo come una mano gelida. E poi l'ho vista. Era una donna. Ma forse è stata solo un'allucinazione, forse la neve che cadeva fitta le dava l'aspetto di un fantasma. Non era niente. No, era Cathy. E chi è Cathy? Una ragazza morta. No, io non credo agli spiriti. Non credo ai fantasmi che gemono nella notte. Povera Cathy. Non credo che la vita ritorni e che i morti possano chiamare i vivi. No, non ci credo. Ma... forse se le raccontassi la sua storia si convincerebbe che i morti possano tornare. Forse anche lei capirebbe come me che c'è una forza che li riporta indietro se in vita il loro cuore era folle e selvaggio. Mi racconti la sua storia. Cominciò una quarantina d'anni fa, quando ero giovane, al servizio del signor Henshaw, il padre di Cathy. Questa abitazione era un luogo felice in quei giorni. L'estate era piena di giovinezza e di voci festose. Un giorno aspettavamo il signor Henshaw che tornava da un viaggio a Liverpool. Fermati, Indre! Non riuscirai a Cathy! Cathy! Va cambiati! Non voglio che tuo padre ti trovi così! E anche tu! Tu, brigate! Avanti, andiamo! Non voglio cambiarmi e non voglio neanche lavarmi! Avanti, ti ubbidisci! O dirò a tuo padre di non darti il regalo che ti ha portato! Cosa sarà? Non perdere tempo! Joseph ha detto che il cavallo è sulla collina! Buonasera, signore! Salve, Joseph! Buonasera, Henshaw! Come va, dottor Kenneth? Già di ritorno da Liverpool? Sì. Ehi, ma che cos'ha? Un dono del buon Dio, anche se è nero come se arrivasse dall'inferno. Buono, ragazzo mio, siamo a casa. Sembra piuttosto di cattivo umore. E ne ha ragione. L'ho raccolto affamato in una strada di Liverpool, piangente, contuso e mezzo morto. E lei l'ha rapito? Non prima di aver speso 2 sterline per cercare di sapere a chi apparteneva. E visto che nessuno si faceva avanti, piuttosto che lasciarlo così, l'ho portato via. Via, fermo, fermo! Buono, buono, ma cosa t'ha preso? Vieni giù, giù! Ah, su a casa. Cathy! Hindley! Bentornato, signor Henshaw. I bambini vengono subito. Non spaventarti così, Ellen. Sarà con noi per un po' di tempo. Dagli una bella strigliata e mettigli degli abiti decenti. A me sembra che abbia soprattutto bisogno di mangiare. È magro come un passerotto. Su, vieni in cucina, figliolo. Cathy! Hindley! Papà! Papà! Che cosa mi hai portato? Ah. Ciao, papà! Allora, Cathy, ti ho portato quello che desideravi tanto. Un frustino da cavallo. Ma usalo con parsimonia, però. Oh, è magnifico. Che bellezza, sei tornato presto, papà. Salta, salta! Papà, voglio smetterla! Buoni, ragazzi. E questo è il violino per Hindley. Uno dei migliori di Liverpool. Ma... che voce, eh?
Ed ecco il relativo archetto. Tieni, Paganini. Chi è quello? Aveva una fame da lupo. Ah, ragazzi, questo è un signorino che ho trovato a Liverpool e che ha accettato l'invito a venire un po' qui da noi. Come sporco. Oh, no, non farmi vergognare di te, Cathy. Ripuliscilo e mostragli la stanza di Hindley, dormirà lì. Cosa? Non ce lo voglio nella mia stanza. Ragazzi, desidero che impariate fin d'ora a dividere quello che avete con chi è meno fortunato di voi. Prenditene cura, Ellen. Vieni, ragazzo. Che nome hai? Lo chiameremo Eaglif. Facciamo una corsa fino al finire. Chi perde diventa schiavo dell'altro. Dai, forza! Dai, forza, Jay! Olè! Forza, Jay! Corri! Forza! Vai! Forza che ci siamo! Bene, ho vinto, ho vinto, ho vinto! Sei la mia schiava, devi fare quello che dico io. Striglia il mio cavallo e dagli da bere. Oh, questo non è giusto, è troppo materiale. Cosa vuoi tu? Il cavallo. Ma questo è mio, scusa. Me ne infischio, il mio si è azzoppato e voglio questo. Non l'avrai. Dammelo! Ora conterò a mio padre che ha minacciato di cacciarmi di casa quando lui sarà morto. Ma non è vero, questo non l'ho mai detto. Certo, non l'ha mai detto. Tu non hai mai avuto un padre, zingaro. E non avrai il mio. Hindley! Cathy, smettila! Eaglif, sta attento! Non ti avvicinare! Lascialo, Hindley! Lo hai ucciso! Lascialo! Dirò tutto a papà! Te la farà scontare! Non puoi andare da papà finché non è guarito! Lo ha detto il dottor Kenneth! Ti ha fatto molto male! Parlami! Ma perché non piangi? Eaglif, non guardarmi così! Devo pensare a come potrò ripagarlo. Non importa quanto dovrò aspettare. Basta che possa ripagarlo. Andiamo, Eaglif. Andiamo a raccogliere i fiori a Pennystone Craig. No. Ti do il mio cavallo. No. Ti prego, milord. Oh, Eaglif. Che c'è, Cathy? Come sei bello quando sorridi. Ehi, mi stai prendendo in giro? Sicuro che sei bello, è vero. Lo sai che cosa ho detto ad Ellen? Che sei un principe travestito. Io? Che tuo padre era imperatore della Cina e tua madre una regina indiana. Ed è vero, Eaglif. Dei marinai ti hanno rapito e ti hanno portato in Inghilterra. Ma io sono contenta, perché ho sempre desiderato conoscere qualche nobile. Io ho letto che tutti i principi hanno dei castelli. Certo, ma li hanno conquistati. E anche tu ne conquisterai uno. Ecco là un castello che attende la vostra lancia, mio principe. Vuoi dire Pennystone Craig? Certo. Ma quella è una roccia. Se non ti accorgi che è un castello, non potrai mai essere un principe, Eaglif. Toh, eccoti la lancia e attacca. Guarda laggiù il cavaliere nero che ti aspetta. Carica, Eaglif! Dai, via! Forza, forza, Eaglif! Si sfida a duello mortale, cavaliere nero. Za, za! Lo hai ucciso! Lo hai ucciso! Hai ucciso il cavaliere nero! Se l'è meritato perché ero malvagio. Oh, è un castello meraviglioso. Non lo lasceremo mai, vero? Mai, per tutta la vita. E che tutti attestino che non vi è a questo mondo damigella più splendida della principessa Catherine di Yorkshire. Però io sono ancora la tua schiava. No, Cathy. Ora ti proclamo mia regina.
qualsiasi cosa accada laggiù, qui sarai sempre la mia regina. Come va, dottore? Ora è in pace. Chiama il vicario, Joseph. Mia piccola Katia. Potete andare di sopra a pregare. Di te non c'è bisogno. Mio padre non può più sentire le tue adulazioni. Va nella stalla ad aiutare a sellare il cavallo per il vicario. Fa quello che ti ho detto, sono io il padrone adesso. Quando i ragazzi furono cresciuti, Hindley fu davvero il padrone di Cime Tempestose e questa non era più la casa felice della loro fanciullezza. Joseph, dammi un'altra bottiglia. Ma è la terza, signor Hindley. Terza o trentesima, dammene un'altra. Nella Bibbia è scritto che il vino scherza, ma il liquore distrugge. Lascia stare la Bibbia, fa quello che ti dico, vecchio pappagallo. Sì, signor Hindley. Non alzarti, Katie, finché non te ne do io il permesso. Joseph, riempi il bicchiere della signorina. A mia sorella non piace che si beva. C'è chi piace, invece. Iglif, sellami il cavallo. E fa presto, zingaro pezzente. Ho detto di far presto. Questa non è una stalla, è un vero porcile. È così che fai il tuo lavoro? Puliscila, devi farlo stasera stessa. Non perdere altro tempo, fammi salire. Quando torno all'alba voglio trovare tutto a posto. Ma tu forse speri che non ritorni, eh? Speri che mi rompa il collo per la strada, vero? È così? Su, andiamo, Iglip. Ma... ehi, dove vai, Iglip? Iglip! Vieni qui! Non fare sciocchezze, vieni qui! Joseph, ha visto dove andavi? Che importanza ha? Niente, è vero, laggiù. La nostra vita è qui. Sì, mio signore. Le nubi si abbassano su Kimmelhoek. Guarda come la luce cambia. Sarebbe terribile se Hindley lo sapesse.
Sapesse cosa? Che tu ogni tanto mi parli? Non dovrei parlarti mai. Guardati. Ogni giorno diventi peggio. Sporco e ridotto in stracci. Ma perché non sei un uomo? Heathcliff, perché non scappi di qui? Scappare? Lasciarti? Potresti ritornare ricco e portarmi via. Perché non sei il mio principe, come hai detto una volta? Perché non mi salvi, Heathcliff? Cati, scappiamo insieme. Dove? Ovunque. Per vivere nei fienili e rubare qua e là qualcosa da mangiare? No, Heathcliff, non è questo che voglio. Tu vuoi solo che me ne vada, ma non lo farò. Sono rimasta a farmi trattare come un cane, a farmi insultare, da diventarne matto solo per restarti accanto, sia pure come un cane. E ci resterò fino alla fine, vivrò e morirò sotto questa roccia. Senti, musica. I Linton danno una festa. È questo che voglio, vivere in un mondo felice. E lo otterrò. Vieni, andiamo a vedere. Vieni. Avrai una giacca di velluto rosso e le fibbie d'argento alle scarpe. Oh, Heathcliff, sarà così. Sarà così, vero? Vi prego di rimanere calmi, non c'è motivo di allarmarsi. Chi è, papà? Non lo so. Sta fermo! Lascia. Per favore, tornate nella sala da ballo. Heathcliff! Lasciatemi! Heathcliff! Tenete quell'uomo! Tenetelo fermo! Chi è, Edgar? È Cathy Earnshaw. E chi c'era con lei? Lo stalliere di casa Earnshaw. Isabella, dia alla signorina Adkins di portare dell'acqua calda e di fare delle bere. Sì, si è fatta molto male. Non si può ancora dire. Manda Robert a prendere il dottore, presto. Cathy, Cathy. Me la pagherete. Sta zitto, insolente. Ed esci da questa casa. Non me ne andrò senza Cathy. Papà, ti prego, sta soffrendo. Vattene, Heathcliff. Scappa via e riportami il mondo. Accompagnatelo fuori. Me ne vado. Sì, me ne vado di qui e da questo dannato paese. Buttatelo fuori! Ma un giorno tornerò in questa casa, giudice Linton, e la ripagherò. Farò cadere questa casa sulle vostre teste.
È la mia maledizione. Su tutti voi. Così si trovò all'improvviso in quel mondo in cui aveva tanto desiderato di entrare. E dopo alcune settimane felici, il signor Edgar la riportò qui a casa. Signorina! Signorina! Ellen! Ben tornata, signorina Cathy! Ellen. Come sta, signor Linton? Ciao, Ellen. Non si muova! La farò portare in braccio da Joseph! In braccio? Ma se corre come una capretta! Ho ballato quasi tutte le sere, Ellen! Oh! Ma è splendido, signorina Cathy! Dove ha preso questo magnifico vestito? Me l'ha prestato la sorella del signor Linton. Bello, vero? Oh. Edgar, vuoi entrare a prendere una tazza di tè? Sì, grazie. Appena avranno sistemato i cavalli. Ora chiamo qualcuno. Eaglif! 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 Eaglif, è qui. Oh sì, è tornato la settimana scorsa dicendo che senza di lei gli par di morire, che non può vivere senza vederla, sa come è fatto. Ma dove sarà quel furfante? È insopportabile. Eaglif! Eaglif! Eaglif. Perché sei rimasta tanto in quella casa? Non credevo di trovarti qui. Perché ti sei fermata tanto? Perché? Perché mi divertivo pazzamente. Ho passato dei giorni deliziosi, incantevoli, tra degli esseri umani. Faresti meglio ad andarti a lavare. Non voglio dovermi vergognare di te di fronte a un ospite. Eaglif, cosa fai qui in casa? Muoviti, su, va a custodire i cavalli del signor Linton. Che ci pensi lui se vuole. Eaglif! Ho già provveduto. Chiedi subito scusa al signor Linton. Portaci del tè, per favore, Ellen. Cathy. Sì, Edgar. Non riesco a capire come tuo fratello permetta a quello zingaro di aggirarsi per casa. Non parlare di lui. Ma come puoi tu, una gentildonna, sopportarlo sotto il tuo tetto? Un mendicante da strada che si dà delle arie da signore. Com'è possibile? Cosa ne sai tu di Eaglif? Non mi occorre saperne di più. È stato mio amico prima di te. Quel vagabondo. Comunque il suo posto è qui e smettila di parlarne male o vattene. Ma sei impazzita. Vattene, ho detto, o smetti di insultare quelli che amo. Quelli che ami? Sì, sì. Cathy, che cosa ti prende? Ti rendi conto di quello che stai dicendo? Sto dicendo che ti odio. Odio la tua faccia bianca come il latte. Odio il tocco delle tue mani mollicce. Forse un po' della malvagità di quello zingaro è entrata in te. Sì, è così. E hai addosso un po' del suo sudiciume. Sì, sì, e ora vattene. Che succede? No, lasciami stare.
Perdonami, Heathcliff. Perdonami. Fa che il mondo finisca qui. Fa che tutto si fermi qui e non debba muoversi più. Fa che la brughiera non cambi mai e che neanche noi due cambiamo. La brughiera e io non cambieremo. Non cambiare tu, Cathy. No, mai. Ascolta. Qualunque cosa io possa dire o fare, ricordati, io non cambierò mai. Sarò sempre la tua Cathy. Heathcliff, quando sei andato via, che cosa hai fatto? Dove sei stato? Sono andato a Liverpool e mi sono imbarcato per l'America su un brigantino che andava a New Orleans. Aspettavamo la marea e la notte sono rimasto sul ponte pensando a te e a tutti gli anni futuri senza di te. Finché sono scappato e ho raggiunto la riva. Sarei morta se tu non fossi tornato. Cathy, non pensi più a quell'altro mondo adesso? Ah, il profumo dell'Erica. Heathcliff, riempimi le braccia d'Erica. Tanta così. Andiamo. Cathy, sei sempre la mia regina. Casa è così vuota da quando lei se n'è andata. Sto contando le ore che mi separano dal nostro incontro di stasera. Edgar. Oh, Ellen, mi ha dato il sapone negli occhi. L'asciugamani. Scotta! Ma non è vero. Ma sì che scotta! Oh, non faccia così. Ellen, non è ancora finito. Oh, poco male se non sarà pronta quando arriverà. Ma stia ferma. Se torna umilmente dopo il modo in cui lei lo ha trattato, può farlo aspettare in eterno. Io non lo capisco proprio. Mandarle un profumo. Ma non ho un po' d'orgoglio. Le ho fatto le mie scuse, no? Oh, santo cielo, com'è cambiata, signorina. Fino all'altro ieri era solo una ragazzina selvatica con le mani sporche e la testa dura. E ora guarda lì. Com'è bella, signorina Cathy. Stupenda. È una sciocca bugia, Ellen. Io non sono bella. Ma sono molto intelligente, ho un cervello di prim'ordine. È vero. Che mi permette di essere superiore a me stessa. Non serve a nulla essere graziosa e basta come Isabella. Ogni neo di bellezza deve nascondere un pensiero e ogni ricciolo deve essere pieno di spirito, non solo di profumo. Che lingua sciolta le è venuta, signorina. Da quando in qua hai l'abitudine di entrare così nella mia stanza, Heathcliff? Devo parlarti, Cathy. Esci, Ellen. Ma neanche per sogno. Io gli ordini li prendo dalla mia signorina e non dagli stallieri. Esci, ho detto. Insomma. Va bene. E adesso che siamo soli, Heathcliff, posso sapere a che debbo l'onore? Torna qui, vero? Sei davvero insopportabile, Heathcliff, è insopportabile. Questa mattina non la pensavi così. Beh, in casa cambio umore. Viene Linton, vero? Niente affatto, e ora vattene. Tu menti. Perché ti sei messa un abito di seta? Perché i signori si cambiano per cena. Non tu. Perché ci tieni tanto ai suoi sciocchi complimenti? Non sono una bambina, non puoi parlarmi in questo modo. Non sto parlando a una bambina, parlo a Cathy. La mia Cathy. Ah, sono la tua Cathy. Certo. E devo prendere ordini da te e farti scegliere ciò che devo indossare. Non passerai la serata a fargli le moine e ad ascoltare le sue sciocchezze. Credi di no? No. E invece sì, Heathcliff. È molto più interessante che ascoltare uno stalliere. Cathy, non parlare in questo modo. Sì, invece, questa è la stanza di una signora dove non devono entrare i servi con le loro mani sporche, i loro insulti e lamentele. Lasciami. Sì. Sì. Di pure allo stagliere di non toccarti. Lui sporca il tuo bel vestito. Ma chi sporca il tuo cuore?
Non Heathcliff. Chi ti trasforma in una sciocca piccola Vanesia? Edgar Linton. Tu non lo amerai mai, ma ti lasci amare da lui perché questo fa piacere alla tua vanità. Amare da quella specie di mollusco con le fibbie alle scarpe. Smettila e vattene. Hai avuto l'occasione per diventare qualcun altro, ma sei nato solo per fare il servo, il ladro, tutta più il mendicante. I favori non sai guadagnarli, ma solo implorarli con le tue sporche mani. Solo questo rappresento per te. Un paio di mani sporche. E allora tieni! Questo è il loro posto! Oh no, è inutile picchiarti. Buonasera, Ellen. Buonasera, signor Linton. Spero di non essere in anticipo. La signorina scende subito, signor Linton. Grazie. Si accomodi in salotto, signor Linton. La vado ad avvertire. Intente le tue orecchie, signore, alla mia voce. Le 8:30, un'ora vergognosa. Ma non lo sa quel pazzo che ora si deve tornare a casa. Questo è il signor Edgar. Va a prendere il cavallo. E porta queste mele in dispensa. Ah, mio signore, risparmia l'uomo giusto e colpisci l'empio. No, smettila di brontolare. Buonanotte, Cosa. Buonanotte, signore. Buon viaggio. È andato via. Heathcliff, le tue mani, cosa ti sei fatto? È andato via, Linton. Ma cosa ti sei fatto alle mani? Oh, Heathcliff. Che cosa è successo? Vieni, su. Voglio strisciare i suoi piedi. Implorare che mi perdoni. Io l'amo. Ho più bisogno di lei che della vita. Perché sono suo con tutta l'anima. Ellen! Non voglio che mi veda. Di là. Ellen, speravo che fossi ancora andata via. Ho delle notizie da darti, Ellen. Vieni, siediti. La cucina non è adatta. Aspetta, per questo vestito. Andiamo in salotto. Su. Signorina Cathy. Senti, ascolta. Sai tenere un segreto? Ecco, Edgar mi ha chiesto di sposarlo. E lei cosa gli ha detto? Che gli avrei dato la risposta domani. Lei lo ama, signorina Cathy? Sì, naturalmente. Perché? Perché? È una domanda sciocca, non ti pare? Oh no, non tanto sciocca. Per chi lo ama? Perché è bello e sto bene con lui. Oh, ma non basta. E perché un giorno sarà ricco e io sarò una gran signora. Ah, ma come sente di amarlo? Amo la terra su cui cammina, l'aria che gli è attorno e tutto quello che tocca. E cosa prova per Heathcliff? Heathcliff. Ogni giorno peggiora. Sarebbe degradante sposarlo. Vorrei che non fosse mai tornato. Ah, che paradiso fuggire da questa casa scomoda e disordinata. Allora, se il signor Edgar, il suo fascino, il suo denaro e le sue feste sono il paradiso, cosa le impedisce di sistemarsi in quell'angelica famiglia?
Non credo che il mio posto sia in paradiso. Ho sognato di esserci una volta. Ho sognato di esserci andata, ma che non era il luogo adatto per me. E che piangevo sempre per tornare sulla terra. Allora gli angeli arrabbiati mi ributtavano in mezzo alla brughiera, su queste cime tempestose. E mi sono svegliata piena di gioia. È così, Ellen. Non fa per me sposare Edgar Linton, né andare in paradiso. Oh, Ellen, che cosa posso fare? Pensa forse a Heathcliff. E a chi altri? È caduto così in basso, però sembra che si diverta a mostrarsi villano e volgare. Eppure, egli fa parte di me stessa. Non so di che siano fatte le nostre anime, ma sono della stessa essenza. E Linton è diverso, invece, come il ghiaccio dal fuoco. L'unico pensiero della mia vita è Heathcliff. Ellen! Io sono Heathcliff. Tutto quel che ha sofferto l'ho sofferto anch'io. E le poche gioie che ha avute le ho avute anch'io. Oh, Ellen, se il mondo scomparisse e restasse solo Heathcliff, per me basterebbe. Heathcliff! Fermati! Dove vai? Heathcliff, torna indietro! Deve averci ascoltato. Heathcliff ci ascoltava, sì. Da dove? Cosa avrà sentito? Non lo so, forse sin dove lei ha detto che sarebbe stato degradante sposarlo. Heathcliff! Signorina! Heathcliff! È inutile chiamarlo, signorina. È scappato sul miglior cavallo del padrone. Per carità, signorina, morirà di freddo. Non ritornerà mai più. Tornerà come l'altra volta. No, no, stavolta no, io lo conosco. Lo conosco! Da che parte è andato, Joseph? Di là, verso Pelliston Creek. Torni in casa, signorina, la scongiuro! Sciocco! Doveva saperlo che amo solo lui! Io lo amo! Signorina! Signorina! Heathcliff! 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 Oh, Dio! Dov'è Joseph? Gli avevo detto di aspettarmi alzato. Crede che lo disvelerò io il cavallo, signor quel Hindley, padrone? Signor Hindley, deve uscire di nuovo. La signorina è andata via. La stanno cercando Joseph e gli altri. Dove è andata via? Nella brughiera. Da ore. Heathcliff è scappato. Ha preso un cavallo ed è fuggito. E lei gli è corsa dietro. Ah, è così? Sì. Beh, non star lì a bocca aperta come un pesce. Portami una bottiglia e faremo festa. Oh, ma signore, Cathy morirà là fuori. Deve andare anche lei a cercarla. Ma quel che ho detto... Se è corsa dietro a quello zingaro, che vada pure. Lascia che corrano fino all'inferno. Quei due si assomigliano e che il diavolo se li prenda. Dammi una bottiglia, t'ho detto. Portatela nella biblioteca. Presto. Ha bisogno di un buon fuoco. E di un brandy. Avanti, giriamola verso il fuoco. Il brandy, signorina Isabella. Dei vestiti asciutti. Svelta. Dove l'avete trovata? Vicino alle rocce di Penniston Creek, quasi priva di vita.
Heathcliff. Venti gocce in un bicchiere di vino caldo con una zolletta di zucchero. Non saprei raccomandarvi altro se non di tenerla al sole e di darle molta panna e burro. Tra un altro mese ti sentirai rimessa a nuovo. Ciao. Arrivederci, dottore. Arrivederci. Arrivederci. Così presto ritornerà a casa. Avrebbe soprattutto bisogno di ordine e di pace. Regime tempestoso non è il posto più adatto. Ha mai nominato Iglif? Non ne ha fatto più il nome da quando il delirio è cessato. A volte la febbre può guarire invece di distruggere. Ho cercato di avere notizie di lui al villaggio. Qualche notizia? Nessuna traccia del nostro ribelle, è scomparso. Dio lo voglia. Per giorni e giorni. Ciao, Edgar. Come sta la nostra malata? Molto meglio, mi sembra. Posso dare un'occhiata? Dove sei stato tutto il giorno? Mi sei mancato. Ah, è un momento in cui tutti i fittavoli hanno qualcosa di cui lamentarsi. È un anno che litigo con il vecchio Sweeten, che vorrebbe che gli costruissimo un porcile. E allora? Ha vinto lui ormai. Ho visto Indri questo pomeriggio in paese. Oh. Voleva sapere quando tornerai a casa. Non sono stato molto onesto. Gli ho detto che ci vorranno ancora dei mesi. Aspetta, dammi. È l'ora della medicina. Vediamo come ha detto il dottor Kenneth. 20 zollette di zucchero in un bicchiere di... Oh, no, non era così. È meglio che lo chieda a Ellie. Sì, è meglio. Va a chiederglielo. È tanto cara. Ma tutti voi siete stati così buoni. Non faccio che pensarci. E ve ne sono molto grata. Ma non posso restare qui per sempre. Perché no, Cathy? Se riesco a renderti felice. Tu mi hai reso felice, Edgar. Mi hai dato così tanto di te stesso, della tua forza. Cara, lascia che abbia cura di te per sempre. Lascia che ti protegga e che ti ami per la vita. Lo faresti veramente? Sì. È così facile amarti. Perché non sono più selvatica e malvagia e con i modi di una zingara? No. Ma no. Sì, avevi ragione, Edgar. Quello che dicesti allora era giusto. C'era una maledizione su di me che mi impediva di essere me stessa. O almeno di essere come volevo essere, di vivere in paradiso. Quanto sei cara, Cathy. Non ti ho mai baciata. Nessun altro mi bacerà mai. Nessuno. Sarò tua moglie, Edgar. E sarò orgogliosa di essere. Tesoro. Sarò tua moglie e ti amerò fedelmente. Sempre. Gelido mi ha trapassato il cuore poco fa. Un vento di morte. Ma è svenito quando mi hai toccata. Non è niente, tesoro. Oh, Edgar, ti amo, ti amo. Auguri! Auguri! Viva gli sposi! Anch'io, lo confesso, provai un senso di gelo nel cuore quando li vidi partire, ma col passare degli anni la loro felicità divenne sempre più radicata e profonda. Avrebbe dovuto vedere Cathy allora. Era diventata una perfetta castellana e sembrava anche troppo attaccata al signor Linton. Dimostrava un grande affetto per Isabella e dirigeva Thrushcross Grange con tranquilla dignità. Thank you.
Sembra che ormai tu sia in trappola, papà. Già, si direbbe proprio così. Ecco qui. Scaccomatto. Grazie, papà. Bene, allora vado a cambiarmi per la cena. Che cosa hanno i cani? Forse sarà qualche servo che ritorna dal villaggio. Oggi ho parlato con Peters della nuova ala della casa per noi. Tanto Isabella è così difficile che ci vorrà qualche decina d'anni prima che decida di sposarsi. È dovere di un fratello presentare alla sorella qualcuno che non sia un damerino o un pallido poeta. Chi vorresti? Un dragone? Certo, e con un bel paio di baffi. Povera Isabella, io mi sono presa il miglior partito della contea. Sei gentile, Cathy. Quanto a me, il mio paradiso è limitato dalle pareti di queste stanze. Sì, siamo tutti angeli. Perfino il mio eroe a piccolo punto. Gli sto proprio ricamando le ali. Ah, a proposito di ali, ti faccio vedere il progetto. Signora Cathy. Che c'è, Ellen? Qualcuno che desidera vederla. Ne parli come di un fantasma. E lo è. È tornato. Chi? Heathcliff. Che cosa vuole? Vuole vederla. Digli. Digli che non ci sono. Non ci sei, Cathy. Perché non ci sei? È Heathcliff. Pare che sia tornato. Questa sì che è una notizia. Dov'è stato? In America, ha detto. È così cambiato che l'ho riconosciuto a stento. Cambiato in meglio, spero. Oh sì, ha l'aria di un gentiluomo, begli abiti, un cavallo. Non perder tempo, va a dirgli che non desidero vederlo. Oh, andiamo, non possiamo essere così crudeli. Ha fatto un lungo viaggio e ora è un gentiluomo, come dice Ellen. Vediamo se l'America è riuscita a civilizzare il nostro Heathcliff. Fallo entrare, Ellen. Sì, signor Edgar. Edgar. Fa freddo qui. Perché sei nervosa? Il passato è morto. È sciocco tremare davanti alla riapparizione di un misero fantasma. Una foglia morta tra tante altre. Tesoro, puoi sorridergli senza timore di offendermi. Perché è mia moglie che gli sorride. Mia moglie che mi ama. Sì. Sì, sono sciocca. Grazie, Edgar. Caro Heathcliff. Signor Linton. Come va? Ciao, Cathy. La ricordo questa stanza. Venga, venga vicino al fuoco. Prende un whisky? No, grazie. Mai visto un cambiamento simile in un uomo? Non l'avrei riconosciuta. Pare che abbia fatto fortuna dal nostro ultimo incontro. Non c'è male. Ellen dice che sei stato in America. Sì. Ci siamo chiesti dove eri finito. Questa è mia sorella, il signor Heathcliff. Signorina. A che è dovuta questa sorprendente trasformazione? Ha scoperto una miniera d'oro nel nuovo continente o le è capitata una grossa eredità? La verità è che mi sono ricordato che mio padre era un imperatore cinese e mia madre una regina indiana. E ho preteso la mia eredità. Le tue supposizioni erano esatte, Cathy. Dei marinai mi avevano rapito e portato con loro in Inghilterra. Ed ero di nobili origini. E pensi di restare qui a lungo? Voglio dire, nel villaggio. Per tutta la vita. Ho comprato Cime Tempestose, la casa, il bestiame e la brughiera. Hindley le ha venduto la proprietà. Lui ancora non lo sa. Credo che sarà sorpreso quando scoprirà che i suoi debiti di gioco e il conto del vinaio sono stati saldati dal suo stagliere di un tempo.
O forse si limiterà a sorridere dell'ironia del caso. Ma non capisco. Com'è potuto accadere tutto questo senza che mia moglie lo sapesse? Perché la modestia mi ha spinto ad agire da buon samaritano, in segreto. Santo cielo, questo è il più subdolo tiro di cui abbia mai sentito parlare. Edgar! Se lo avessi immaginato io... Sì, sapevo che Hindley era in difficoltà, ma non che la sua proprietà stesse per essergli rubata da un estraneo. Non sono né un ladro né un estraneo, solo il vostro vicino. E ora buonanotte. Aspetta, Heathcliff. Edgar e io abbiamo molti vicini che riceviamo con cortesia e amicizia. E se devi essere uno di loro, qui sarai sempre il benvenuto. Ma non con lo sguardo torvo e un antico rancore nell'animo. Grazie. Mi accorgo di non essermi congratulato per il vostro matrimonio. Io ci ho pensato spesso. Permettetemi di esprimervi ora la mia gioia per la vostra felicità. Buonanotte. Ti sei comportato in modo orrendo. Come? E anche tu, Cathy. Mi avete terribilmente delusa. Ma di che diamine stai parlando? Potevate essere un po' più educati. Mi sono comportato in modo esemplare, e anche Cathy. Lo avete congedato come se fosse un servo. Non dirmi che lo hai ritenuto qualcosa di più. A me è sembrato una persona civile. Spero di aver capito male. È impossibile che mia sorella possa giudicarlo altrimenti che un vagabondo rivestito a nuovo e un villanzone. D'ora in poi farò in modo che tu non debba vederlo mai più. Puoi andare a tavola. Non è sulla porta. No, e la voglio. Questo è il momento buono. Adesso lo chiuderò fuori. E se tenta di entrare, gli sparerò. Trovami la chiave e portami una bottiglia. Lei ha già passato una brutta notte, signore. E cos'altro posso fare? Come posso restare sobrio con quell'avvoltoio che mi dilania? Mi ha pugnalato la schiena, Joseph. Mi ha derubato della mia casa e del mio denaro. Dammi da bere. Il dottore gliel'ha proibito, signore. Al diavolo il dottore! Dagli quello che vuole, Joseph. Ma il dottor Kenneth lo ha proibito, signor Heathcliff. Che sia ubriaco o no, che differenza fa per il mondo? O per il dottor Kenneth? Dagli quello che vuole. Fuori di qui. Non è l'ora di guardare in viso il demonio. La tua ingratitudine quasi mi rattrista. Io non ho fatto altro che metterti in grado di essere te stesso. Il mio denaro ti ha permesso di bere, di giocare, di goderti il mondo come volevi. E ora che non hai più una casa, ricordo che una volta mi hai dato un letto in cui dormire mentre avresti potuto cacciarmi. E quindi ti concedo di rimanere, Hindley. E ti fornirò anche di che consolarti contro gli ordini del medico. Riavrò cime tempestose, vedrai. E ti butterò fuori, come avrei dovuto fare già anni fa. Siamo giusti in tempo, Joseph. Il signor Hindley sta per mettersi a piagnucolare. Ha bisogno di fuoco nelle vene per affrontare con un po' di coraggio la sua vita infelice. Riavrò i miei soldi, avrò il tuo sangue, che tu possa essere dannato. E ora ridi, Heathcliff. Vediamo se ridi della morte. Non hai che da sparare, Hindley. E me ne saranno grati. Tutti diranno che ho fatto bene a liberare il mondo da uno sporco zingaro. Certo, diranno così. Spara e sarai di nuovo il padrone. L'intracontea parlerà del tuo coraggio, Hindley. E avanti! Spara, se hai ancora la forza di premere il grilletto, coniglio, che non sei altro. Oh.
Ricordi quella volta che mi hai colpito con una pietra? E tutte le volte in cui mi hai insultato e frustato come stalliere? Eri un codardo allora e sei un codardo adesso. Portalo via, Joseph, e trovagli un posto per dormire. Sì, signore. Lo metterò a letto. Non nella stanza del padrone. Ora sono io il padrone qui. Joseph, la pistola. Sì, la nasconderò. No. Un gentiluomo non deve essere privato delle sue armi. Preferisco che la tenga con sé al ricordo della sua vigliaccheria. Signor Idliff. Che c'è? Una signora per lei. Una signora? Da dove viene? Dalla Grange, signore. Da Grange? Perché non l'hai detto subito? Togliti di mezzo. Signorina Linton. Spero di non disturbarla. Per niente. Cavalcavo qui attorno quando il mio cavallo si è azzoppato e allora... Lo ha portato qui. Già. Ha fatto bene. Vogliamo dare un'occhiata al povero animale? No, non è necessario. L'ho già messo nella stalla e lo stanno curando. Ah, certo. Non vuole entrare? Va pure tu. Mi sono molto seccata con mio fratello e con Cati e gliel'ho detto. Hanno agito in un modo vergognoso. La prego, si sieda. L'ha mandata suo fratello con queste scuse? Oh no, anzi mi ha proibito... Di vedermi. Sì. E la signora Linton? È ugualmente in collera con lei. Sì che lei è la mia unica amica nella contea. Vorrei esserlo. Bene, allora festeggiamo la nostra nuova amicizia con una galoppata. Vuole? Ma il mio cavallo è zoppo. Mia cara, il suo cavallo non è zoppo e non l'è mai stato. Lei è venuta qui perché si sentiva sola. Lo capisco, è giusto che si senta sola in una casa così felice come quella di suo fratello. Ed è triste cavalcare senza alcuno al fianco. Non sarà più sola, Isabella. Buonasera, Ellen.
Temevo tanto che non saresti venuto. La festa sarebbe stata rovinata. Santo cielo, ma quello è Igri. Sì, è lui. Cati che lo invita qui, non posso credere. Non Cati. Mia sorella. È solo un capriccio da ragazzina, ma è meglio non provocarla dandogli importanza. Un capriccio che certamente svanirà dopo qualche ballo. La signora Eiler suonerà il clavicembalo. Vieni a sederti. Lascerò che tu mi tenga la mano dietro il ventaglio. Molte grazie. Igliff, balliamo. Potremmo restare abbracciati senza che nessuno dica niente. Il valzer è così. Ed è così che ballano gli zingari. Mi sorprende una danza simile in una casa tanto rispettabile. Sì, papà dice che questo ci porterà alla rovina e ci trasformerà tutti in dissoluti. Posso avere piacere, Isabella? Ah, grazie, Giles, ma non credo di essere in grado. Coraggio, fammi vedere come balli. Mi guarderai? Certo. Grazie. Balli, Cati. Grazie, sono molto stanca. Un po' d'aria e il chiaro di luna ti farebbero bene. Certamente. Scusate. Ti stai divertendo, Igri? Ho avuto il piacere di ammirarti. Sei elegante, Igri. Molto bello. Non posso fare a meno, guardandoti, di ricordare i tempi passati. Erano tempi migliori. Non dirmi che la tua vita non è migliorata. La vita è finita per me. Come puoi starmi qui accanto e fingere di non saperlo? Di non sapere che il mio cuore è sempre tuo. Che il tuo viso è l'unica luce in tutto il buio che mi circonda. Igliff, no, te lo proibisco. Proibisci anche quello che dice il tuo cuore. Non dice nulla. Sì, ed è più forte della musica. Oh, Cati, Cati. Non sono più la Cati di un tempo, vuoi capirlo? Sono un'altra persona. Sono la moglie di un uomo che mi ama e che io amo. Se ti amasse con tutto il suo cuore per una vita intera, non ti amerebbe quanto me in un solo giorno. Né lui né il mondo. E neanche tu, Cati, potete frapporvi tra noi.
Heathcliff, devi andartene. E non devi più mettere piede qui. Non voglio più vederti né sentire la tua voce per tutta la vita. Menti. Perché credi che io sia qui? Sei stata tu a volerlo. Tu a chiamarmi attraverso l'oceano. Cathy, hai visto Heathcliff? Oh, eccoti qua. Ora ci sarà una danza scozzese. Su, vieni. Questo non offenderà i tuoi principi morali. Cos'è successo? Cathy si è comportata ancora male, forse? Se non fosse mia cognata, direi che è gelosa. Andiamo. Avanti. Isabella, desidero parlarti. Di che cosa, Cathy? Di Heathcliff. È molto tardi e poi non desidero parlare di Heathcliff con te. Ti sei comportata malissimo stasera. In che modo, scusa? Avevi già fatto male a invitarlo, ma addirittura dare spettacolo assediandolo è stato troppo. Cathy, fa attenzione a quello che dici. Sei una sciocca, una piccola sciocca vanitosa. No, adesso mi ascolterai. Voglio dirti la verità. Ormai sei abbastanza grande per sentirla. Lasciami andare. Prima ti aprirò gli occhi. I miei occhi sono già aperti, grazie. Isabella, ma come fai a non rendertene conto? Si serve di te per starmi vicino, per sorridermi di nascosto, per cercare di risvegliare il passato. E io non intendo più permetterlo. Non voglio che tu ti presti a questo. Tu sei vanitosa e presuntuosa anche. Heathcliff è innamorato di me. È una menzogna. È la verità. Me l'ha detto lui e mi ha anche baciata. Yeah. Sì, mi ha baciata. Mi ha tenuta tra le braccia e mi ha detto che mi ama. Edgar deve saperlo. Va pure. Mi ha chiesto di sposarlo. Dillo a Edgar e digli che ho acconsentito. Heathcliff sarà mio marito. Isabella, non puoi farlo. Heathcliff non è un uomo. È qualcosa di oscuro e minaccioso. Credi forse che io non sappia perché ti comporti in questo modo, Cathy? Perché tu lo ami. Sì, lo ami! E sei folle di gelosia l'idea che mi sposi. Perché tu vuoi che soffra per te e ti sogni sempre. Che muoia di pena mentre tu fai comodamente la signora Linton. Tu non vuoi che sia felice. Tu vuoi vederlo soffrire. Vuoi distruggerlo. Mentre io voglio la sua felicità. Devi rassegnarti. È così! Ho sentito le vostre voci. Stavamo parlando del ballo. Oh, avrete tempo domani per i pettegolezzi. Tu dovresti venire a letto, sei stanca. Buonanotte, Isabella. Buonanotte. Signorina. Buongiorno, Joseph. Mi scusi, signora. Il signor Hindley non c'è. È al signor Heathcliff che voglio parlare. Ah. Adesso vedo dov'è. Va pure, Joseph. Cathy. Cosa ti porta a cime tempestose? Edgar non approverebbe. Heathcliff, è vero. È vero cosa? Che hai chiesto a Isabella di sposarti. Allora è vero. Non devi commettere questa infamia, lei non ti ha fatto niente. Ma tu sì. Allora punisci me. Lo farò. Quando la stringerò a me e la bacerò. Quando le prometterò una vita felice. Oh, se ti è rimasto qualcosa di umano, ti prego, non lo fare. Non rendermi complice di un delitto. È stupido, è folle. Se tu mi guardassi una volta con l'amore che c'è in te, sarei tuo schiavo.
Se tuo cuore fosse più forte del tuo timore di Dio e del mondo, vivrei felice in silenzio nella tua ombra. Ma no. Tu preferisci quella debolezza che chiami virtù. E vuoi infliggermi il tormento di una crudeltà che credi virtuosa. Eri soddisfatta e contenta del mio abietto amore, vero? Non è così? Bene, ora non dovrai più pensare a me come allo sciocco e infelice innamorato di Cati, ma come al marito di Isabella. Ed essere lieta della mia felicità, come io della tua. Andiamo al villaggio a prendere il signor Linton. Bene, signore. Sposarsi? Beh, pazzesco. Isabella e Higgliff. Ma è così. Cosa farai per impedirlo? La chiuderò in casa se sarà necessario. Isabella? Isabella! Devi inseguirli, Edgar. A che serve inseguirli? Devi inseguirli finché siamo in tempo. Non possono sposarsi, non devono. Ma cara, cosa posso fare ormai? Puoi fare ancora in tempo. Prendi la pistola. Devi raggiungerlo, ucciderlo. Non devono sposarsi. Non è possibile che si sposino, hai capito? Edgar. E così Higgliff e Isabella si sposarono. Molti mesi più tardi, a cime tempestose, c'era il dottor Kenneth per una delle sue sempre più rare visite. Hindley. Al mattino, quando ti alzi, dovresti darti una buona martellata in testa. Perché? Colpendoti abbastanza forte, rimarresti impotito per tutto il giorno. Otterresti lo stesso risultato che con almeno un gallone di alcol. Ma eviteresti di rovinarti il fegato. Non è d'accordo con me, signora Higgliff? Che importa? Avevo sperato che col suo arrivo qui molte cose sarebbero cambiate. No. Io sono cambiata. Ricordo questa casa quando era piena di allegria e di amore. Addio, signora Higgliff. Chieda a suo marito di chiamare un altro medico in futuro. Chiunque abiti in questa casa non può essere guarito da me. Mi mancherà, dottor Kenneth. Isabella, io l'ho fatta venire al mondo. Ma è un mondo che lei lascerà presto se resterà a cime tempestose. Figliola cara, io ho il dovere di dirglielo. Torni a casa sua. Ci torni almeno per un mese o due. Sarebbe la sua salvezza. E di Edgar. Edgar mi ha rinnegata. Sciocchezza, in quelle circostanze era più che naturale. Ma ora ha bisogno di lei. Davvero? Perché? Katia è gravemente malata. Ormai si tratta solo di giorni. O forse di ore. Che cos'è? Un'affezione ai polmoni. Ma c'è qualcosa di più, non so, come un desiderio di morire. Se lei morisse, forse io comincerei a vivere. Isabella. Cominceresti a vivere, eh? In questa casa con Higgliff nulla può vivere. Qui non c'è che odio. Lo sento aleggiare attorno a me come il respiro del demonio. E te ti odia quanto odia me, lo disgusti. Ogni volta che lo baci il suo cuore si torce perché non sei Cati. Isabella, perché non lo uccidi? Ti ho proibito di parlarmi di Higgliff. Uccidilo! Smettila, hai capito? Uccidilo!
È il primo discorso lucido che ti ho sentito fare da settimane, Hindley. Non è molto cristiano, ma almeno è coerente. Piuttosto logico, direi. Farlo tacere. Grazie, mia. Tuo miglioramento, Hindley. Io ho cercato di farlo tacere. Grazie, mia diletta moglie. Sei commovente. Eaglif, le tue maledizioni non faranno che nutrire il tuo odio. E ogni tormento che hai inflitto ti sarà restituito. Eaglif, ma perché vuoi tenerlo qui? Io non respiro con lui in casa. La vita non sarebbe più sopportabile senza il mio vecchio compagno d'infanzia. Eaglif, ma non lo vedi? Tu avveleni te stesso odiandolo. Tesoro, ti prego, mandalo via e fa che al suo posto ci sia l'amore. Perché i tuoi capelli non profumano di Erika? Oh, Eaglif, lascia che ti stia accanto. Non sei oscuro e minaccioso come dicono. Sei pieno di dolore, ma io posso farti felice. Lascia che provi, non lo rimpiangerai. Sarò la tua schiava. Io posso ridarti la vita, Eaglif, una nuova vita. Perché i tuoi occhi sono sempre vuoti, come gli occhi di Hilton? Non sarebbero vuoti se tu li guardassi in fondo. Guardami. Sono bella, sono una donna e ti amo tanto. Sei tutta la vita per me. Lascia che io ne sia per te soltanto un soffio. Eaglif, lascia che il tuo cuore mi guardi solo una volta. Perché Dio mi ha dato la vita? Cos'altro è se non fame e dolore? Che cosa vuoi, Ellen? Che cosa fai qui? Voglio parlare a Isabella. Puoi anche farlo davanti a me. Suo fratello mi ha chiesto di riportarla a casa. Vuole vederla. Ha bisogno di lei, signora Isabella. Perché? Perché? Lasciami stare, Eaglif. Cathy è malata. Il signor Edgar vuole che venga subito, signora Isabella. Sta morendo. Eaglif, non devi andarci. Appartieni a Edgar e se sta morendo lascia che muoia tra le sue braccia. Non andarci, non andarci. Meglio così? Sì. Va molto meglio. Edgar, c'è il vento del sud, vero? E la neve è quasi scomparsa. Sì, quasi del tutto. Ne è rimasta pochissima. Il cielo è azzurro. Le allodole cantano. I ruscelli sono colmi d'acqua. Edgar, mi porteresti una cosa? Che cosa vuoi? Dell'erica. Ce n'è un prato vicino al castello. Voglio un po' di quella. Al castello? Quale castello? Il castello nella brughiera, Edgar. Vai a prenderla. Non c'è nessun castello nella brughiera. Sì che c'è. Sì che c'è. È sulla collina, dietro cime tempestose. Vuoi dire Penistone Crag? Sì. Sì. Là sono stata regina una volta. Vacci, Edgar, e portami l'erica, ti prego. Subito, cara, ma tu dormi intanto, così domani starei meglio. Edgar, tu sei stato molto caro con me. Molto caro. Dormi, tesoro.
Robert! Robert! Di che mi preparino il cavallo, vado a prendere il dottor Kent. Sì, signore. Vieni qui. Cathy. Sognavo che saresti venuto prima che morissi. Che saresti venuto ancora una volta a sgridarmi. Cathy. Ne vivrai ancora dopo che io non ci sarò più. Lasciarmi andare. Oh, se potessimo restare così, uniti fino alla morte. Mi dimenticherai quando sarò sottoterra? Dovrei dimenticare la mia stessa vita. Cathy, se tu muori... Povero Higgins. Avanti, devi farmi vedere che sei forte. Forte abbastanza per riportarci tutte e due alla vita, se tu vuoi vivere. No, Higgins. Io voglio morire. Oh, Cathy. Perché ti sei uccisa da sola? No, non voglio confortarti. Le mie lacrime non sono di amore, Cathy. Sono solo di maledizione e di rabbia. Oh, Heathcliff, non spezzarmi il cuore. Io non ti ho mai spezzato il cuore. Sei stata tu, Cathy. Cathy, tu mi amavi. Perché hai rifiutato l'amore per il misero sentimento che provavi per lui. Per un pugno di vanità. Tutti i mali che Dio e gli uomini avessero potuto infliggerci non ci avrebbero divisi. Ma tu l'hai fatto. Te sei andata via come una bambina avida e capricciosa e hai infranto il mio cuore e il tuo. Oh, Heathcliff, perdonami. Abbiamo così poco tempo. Cathy, ti adoro. Baciami ancora. Heathcliff, sta venendo il signor Linton. Per amor di Dio, vattene, fa presto. No, no, è l'ultima volta. Non me ne vado, Cathy. Sono qui. Sì. E non ti lascerò mai più. Ricordi, Helen, quando fuggì quella notte nella pioggia, io ti dissi che appartenevo a lui,
che era tutta la mia vita, il mio essere. Non ascoltare il suo delirio, Eaglif. È la verità, è la verità. Sono tua, Eaglif. Non sono mai stata di nessun altro. Non sa quello che dice. Su, vattene presto, vattene prima che arrivino. Portami alla finestra. Fa che guardi ancora una volta la brughiera. Insieme a te, ancora una volta. Sì. Bella luce, è vero? Vedi, Peniston Craig è lassù, il nostro castello. Ti aspetterò lì finché verrai. Lasciatela stare. È mia. È mia ora. Oh, mia Kathy. Oh, mio cuore selvaggio. Oh, mia Kathy. Se n'è andato. Lei ha compiuto la sua ultima azione malvagia. Se ne vada di qui. Ora è in pace in cielo, lontana da tutti noi. Cosa ne sa del cielo e dell'inferno, Kathy? Chi non sa nulla della vita? Stanno pregando per te. Ma io dirò una sola preghiera e la ripeterò finché avrò vita per farlo. Catherine Earnshaw, che tu non abbia mai pace finché io sia vivo. Io ti ho ucciso e tu ritorna a ossessionarmi. So che gli spiriti possono tornare sulla terra. Sii con me per sempre. Prendi qualunque aspetto, rendimi pazzo. Ma non lasciarmi solo in queste tenebre dove non posso più trovarti. Posso vivere senza la mia vita. Posso morire senza la mia anima. Oh, piccola mia. Mi sembra ancora di rivivere quel momento terribile. Quando il povero Eaglif tentava di strappare il velo che c'è tra la morte e la vita. E scongiurava l'anima di Kathy di ossessionarlo e di tormentarlo fino alla morte. E lei dice che era il fantasma di Kathy che ho sentito alla finestra. Non il fantasma, ma l'amore di Kathy, un amore più forte del tempo, che ancora piange per la sua vita non vissuta e per ciò che non è stato. Oh mio Dio. Che cos'è successo? Forse sono pazzo. Sì, devo essere pazzo. Dottor Kenneth. Ho visto Eaglif nella brughiera, con una donna. Una donna? Una donna, sì. L'ho vista bene, con questi occhi. Era Kathy. Kathy. Continui, cos'è accaduto? Io non so chi era. Stavo cercando di avvicinarmi quando il mio cavallo si è imbizzarrito. E sono caduto. Li ho chiamati, ma non mi hanno sentito. E li ho seguiti.
Sono certo di averli visti. Lui la teneva abbracciata. Sono salito dietro a loro. Ma ho trovato lui. Solo lui. Era solo. E sulla neve c'erano soltanto le sue impronte. Su uno spiazzo accanto a una grande roccia. Vicino a Penniston Craig. Sì. Era morto? No, non era morto, dottor Kenneth. E non era solo. È con lei. E hanno appena cominciato a vivere. Addio, Igli. Addio, mia dolce selvaggia cara.